Com'è andata la settimana sui mercati finanziari e soprattutto quali sono le previsioni per la settimana entrante? Cercheremo di scoprirlo grazie ai consigli degli esperti di Sofia SGR in questa puntata di Piazza Affari. Sigla! Dottor Quarti, Wall Street ha toccato la soglia psicologica dei 13.000 punti, non accadeva dal 2008, come giudica questo segnale? Il segnale è arrivato intanto settimana scorsa per ben due volte e si è ripetuto questa settimana. Mercoledì ha toccato appunto i 13.000 punti, anzi li ha superati anche se di pochissimo, non accadeva dal maggio del 2008, cosa che poi il copione si è poi ripetuto venerdì. Anche questa settimana più volte è stata toccata la soglia dei 13.000 punti, anche se la chiusura di ieri sera è intorno ai 12.950 punti. Diciamo che questa soglia, consideriamola come dire psicologica, può darci due segnali diversi, cioè in un primo momento si può anche pensare che gli investitori arrivati a questo punto possano pensare di prendere beneficio, quindi di fare un piccolo dietrofront. Certo è che la borsa americana potrebbe a questo punto prendere per mano il vecchio continente che ancora è legato ai problemi di Grecia e crisi periferica e portarci verso un rialzo. Bisogna anche pensare che se è vero che faticosamente l'indice ha raggiunto questo limite, le azioni quotate a New York invece hanno galoppato moltissimo. I primi 20 titoli in questo gioco tra i peggiori e i migliori ci sono appunto tra i primi 20 titoli tra i migliori azioni che hanno fatto performance positive del 300-400%, per citarne una, Apple, che tutti conosciamo, è riuscita a fare un 186%. I livelli pre-crisi sono invece molto lontani per la borsa di Milano. Qual è il limite psicologico che potrebbe dare il segno di una ripartenza? Farei magari una piccola premessa. Io avrei indicato per l'ultima settimana del mese di febbraio un indice tra i 16.300 punti e i 16.600 punti. Vero è che dopo il rally, diciamo la corsa di gennaio che ci ha portato da un 14.400 punti a circa 16.000 punti, si pensava che febbraio avesse come dire un momento di calma, un momento di stasi, un momento di riflessione e che si arrivasse intorno ai 15.000 punti, cosa che non è avvenuta, quindi febbraio ci conferma l'ottimismo di gennaio e ci porta in marzo, che è tipicamente un mese che nel bene o nel male dà un segnale, cioè è un mese che appunto tipicamente ci porta a dei crolli abbastanza evidenti oppure a delle performance positive e ci dà quindi un'indicazione del trend, così come è successo l'anno scorso, gli anni passati, 2009 insegna. Un piccolo riaggiustamento effettivamente c'è stato, perché assistiamo ad un rialzo un po' fiacco ultimamente, quindi è un momento di stasi. Certo è che il punto, rispondendo alla sua domanda, il punto diciamo di rottura all'insù lo possiamo considerare intorno ai 17.000 punti. Anche qui farei una distinzione, cioè vero è che un momento di riflessione probabilmente ci sarà e potrebbe arrivare intorno ai 16.000-16.150 punti, ma potrebbe anche innescarsi una presa di beneficio da parte degli investitori e quindi un arretrare dell'indice per poi dar di nuovo slancio e oltrepassare magari 17.000 punti e arrivare a 17.700-18.000 punti tranquillamente. Certo è che se invece la negatività che potrebbe innescarsi e rompesse invece i 14.400 punti di gennaio, allora assisteremo a un trend ribassista. Gennaio ha visto finalmente un ritorno degli acquisti e un mercato risk on, praticamente su tutti gli asset finanziari. Sì, effettivamente il mese di gennaio ha visto finalmente un mercato risk on a differenza di dicembre, con un ritorno appunto di acquisti su tutti gli asset finanziari. Basti pensare che gli indici azionari hanno fatto, al di là dell'oceano, insomma negli Stati Uniti, un 8%, in Europa all'incirca un 6%, in Asia un 7%. Anche i paesi emergenti registrano mediamente
in maniera simmetrica un 11% sulla parte equity e un meno 15 basis points sulla parte bond. I treasury americani sono andati non molto bene, mentre l'investimento più interessante sono poi stati i BTP, mentre quello meno performante i governativi francesi. Diciamo che questo appetito al rischio rinnovato è tornato anche per le materie prime, anche qui diciamo medaglia d'oro al rame e medaglia di bronzo, insomma il peggiore rimane il grano. Le valute sono poco mosse, ma abbastanza interessante, modesto ma interessante, l'indebolimento dello yen su euro e dollaro. Grazie dottor Quarti, ora ci colleghiamo con Milano dove insieme ai nostri cronisti c'è Daniele Bevacqua, direttore investimenti di Sofia SGR. Dottor Bevacqua, come giudica l'attuale andamento del mercato? Il mese di febbraio ha finito le sue contrattazioni con una buona ripresa positiva per tutti i settori dell'equity. Il mercato a gennaio buono, a febbraio ancora buono, manifesta sicuramente una interessante fase di sviluppo del mercato. Il trend comunque comincia a essere un po' più stanco, un po' più affaticato. Da qui in avanti si richiede prudenza e attenzione, anche perché i livelli di repricing potrebbero essere ormai vicini alla fine. Bene, in questo contesto di mercato, quali sono i prodotti che attualmente considerate essere i più vantaggiosi per i vostri investitori? Come sempre, quando il mercato ha fatto strada, ha ultimato la sua parte di riprezzamento o comunque la più grande parte di questo recupero, conviene lavorare con strumenti finanziari di secondo livello, ETF, fondi, SICA. La logica di questo ragionamento sta nel fatto che, avendo portafogli molto grossi, strumenti di investimento collettivi permettono di ridurre la volatilità, specialmente nel mondo equity, mantenendo una buona possibilità di partecipazione ad un'eventuale continuazione del rialzo. E mi potrebbe dire quali sono le vostre previsioni sull'andamento dei mercati per la prossima settimana? La prossima settimana sarà la prima settimana di marzo. Marzo promette di essere un mese interessante, è sempre statisticamente un mese in cui il mercato fa grandi massimi o grandi minimi, comunque punti di svolta nel trend. Ricordiamo per esempio il marzo 2009, il minimo cioè dopo la crisi Lehman, ma ricordiamo anche il marzo del 2000, 144 mesi dopo arriva il marzo del 2012. 144 è un numero importante, è un numero della serie di Leonardo Fibonacci. Anche per chi non segue con attenzione queste ricorrenze cicliche dei mercati, conviene dare un'occhiata a quello che succederà in questo marzo, in particolare nella prima metà. Quindi piuttosto che concentrarci solo sulla prima settimana, noi pensiamo che il mese di marzo, se darà un massimo, ci darà una buona opportunità di uscita dai mercati, segnando un livello che per il breve termine difficilmente sarà superato. E quindi, in definitiva, in sintesi, quale strategia consiglierete ai vostri clienti? Consiglieremo di restare investiti, consiglieremo prudenza, consiglieremo attenzione. In realtà consiglieremo professionalità, nel senso che in questo momento non dobbiamo immaginare che il trend di recupero debba finire, non dobbiamo pensare che le cose possano all'improvviso lasciare un buco e ritornare come eravamo nel mese di novembre o nel mese di agosto. Dobbiamo avere fiducia, dobbiamo credere che i mercati potranno continuare a recuperare, ma nello stesso tempo non dobbiamo nemmeno esporci troppo. Stare vicini ai prezzi, pronti, se la situazione dovesse cercare un punto di massima per poi avere uno storno, ad uscire dai mercati e aspettare. Dottor Bevacqua, la ringrazio e arrivederci. Arrivederci.